partiti alle 20.45 in modo scaglionato, prima i professionisti, poi i cittadini che vedono nell'iniziativa un'occasione ludica, i corridori hanno percorso le strade del centro di Magenta. Torna la Stramagenta e per la sua decima edizione lo fa per la prima volta in un'edizione speciale. Sì, perché la città della battaglia con la sua storia ha fatto da cornice ai runner professionisti e amatoriali che si sono cimentati nella corsa podistica di 10 km. Passiamo alla Stramagenta, manca davvero pochissimo alla partenza, è un'edizione serale, sempre il solito percorso, 10 km, due giri da ripetere due volte, quindi 5 km e 5 km, gara nazionale, il livello è molto alto perché abbiamo 5 nazionali che gareggiano questa sera alla decima edizione della Stramagenta, siamo soddisfattissimi, i numeri sono, come abbiamo detto, quelli che ci aspettavamo, 300 persone, ma ci sposteremo poi a febbraio con i numeri che la Stramagenta merita, che sarebbero i 1000 e i 1200 iscritti come nelle passate edizioni. Quello del 2023 è un ritorno fortemente voluto dall'amministrazione comunale per una manifestazione sportiva che si presenta diversamente dal passato, in estate e nella collocazione notturna. A grande richiesta dei magentini e degli appassionati è stata riproposta questa famosa corsa cittadina sia per i professionisti che per i dilettanti. Una serata in cui si corre nelle vie del centro della città dove si è fatta la storia d'Italia. È stata data il via alla Stramagenta. Come abbiamo detto più volte, a grande richiesta dai magentini e dagli appassionati, abbiamo riproposto dopo la pausa causa pandemia la famosa corsa cittadina della Stramagenta, sia per i professionisti che per i dilettanti. Una serata in cui si corre nelle vie del centro della città dove si è fatta la storia. Questo era il motto di quest'anno. Vivere la città di sera, infatti stanno correndo i nostri atleti proprio in queste ore e vivere così la città di sera, la nostra bella città dove davvero si è fatta la storia. La Stramagenta ritorna alla grande in versione serale nel centro della nostra città.